se uno se fa una villa con piscina, quell'altro se fa una piscina con dentro una villa, con dentro una fontana, e nella fontana non ci mette i pesci rossi, no, ci mette Novella Caligaris, che io noto tutto il giorno avanti indietro in tutti gli stili, a paga. Se uno se fa i vestiti da Anselmo Fukugaki, che è uno stilista italo-congolese, quell'altro corre a farseli da Tamiro Yunzaki, che è uno stilista giapponese geniale, che per fare i vestiti non usa la stoffa, che è banale, no? Quello ti sparma addosso il Vinavil, così la sera quando ti spogli ti sei fatto pure il peeling. Se uno se fa la festa di compleanno, che per farla se fa venire apposta dall'America Michael Jackson, che alla festa sua gli canta e gli balla, quell'altro se fa una festa di compleanno che se fa venire apposta dall'Inghilterra alle Spice Girl, che pure a lui gli cantano e gli ballano, sì, ma mentre gli sparecchiano! E poi se sono fatti tutto e tutti, se sono fatti Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Eva Robbins, Pippo Baudo, Scialpi, Maria Rosaria Omaggio, se sono fatti cinesi, thailandesi, giapponesi, uno addirittura si è fatta una di Hong Kong proprio allo scoccare dalla mezzanotte mentre si trasformava da inglese a cinese. Se sono fatti tutto, se sono fatti indiani Sioux, se sono fatti cinque suore, un vescovo, un chihuahua, tutte le sorelle Carlucci e tutte le sorelle Fendi, una per una e tutte insieme, separate, tutta la porta, se sono fatti tutto. Tutto. Ditemi una cosa, quella da mo che sa, sono fatta, quella, se sono fatti tutto, se sono fatti tutto. Per questo adesso se fanno pure i ragazzini. Tanto per fasse pure un'altra cosa, perché io ho capito che c'avete un problema di mercato saturo e che noi per farvi contenti dobbiamo far finta di credere ciecamente che lo shampoo ai microgranuli di catrame ristabilizza il pH delle unghie dei piedi, va bene, siamo pronti a tutto, ma lasciateci almeno uno scampolo di libertà. Uno, quando portiamo i bambini ai giardinetti non ci rompete i coglioni, grazie. Il mercato è saturo, ossia come mai c'è più roba da comprare di gente che sa la compra? Chi la produce tutta questa roba, visto che poi non si trova lavoro? In Italia la disoccupazione c'è, è vero, ma soprattutto secondo me ce ne sono tanti che sono troppo occupati. Uno c'ha bisogno del commercialista, gli serve una fattura, lo chiama, mica ce lo trova. E la signorina che ti risponde che neanche lo voglio sapere che altro lavoro sta facendo mentre ti risponde, ti dice: in questo momento è fuori ufficio, se vuole riprovi più tardi. E può dire più tardi quando, per cortesia? E che ne so, può darsi che domani passa. Sì, ho capito, io ho bisogno di trovarlo oggi, capisce? Sì, vabbè, un attimo, adesso io passo. Mamma mia, che palle, sti telefoni, aspetti in linea, grazie. Sì, guardi, era lui, ci ha appena parlato, adesso sta scaricando i mobili restaurati alla Fiera del Country, che poi li deve ricaricare. Ma chi, il commercialista? Sì, perché domani mattina devono stare allo stand del mercatino di Amelia. Lì li scambia con dei computer bulgari che lui ha l'esclusiva in Italia, in società con un amico suo giornalista, che però purtroppo domani non ci può andare perché gli brevettano un orologio che l'ha inventato lui col quadrante di 28 ore anziché di 24, quindi pure che è mezzanotte ha voglia ancora a fa. Che palle sti telefoni, che è oggi, oh? Sì, era lui, non va più Amelia, deve fare un salto a Sarajevo, che ha rimediato una partita dei sassi scolpiti dalle bombe che vanno molto di moda nei giardini alla giapponese in segno di impegno civile, che poi da lì deve fare un salto a Sacile, in Friuli, che gli consegnano una partita dei videocitofoni high-tech che indicano nel corso della conversazione la durata della chiamata in tempo reale. Arcitofono. Ma perché lei ancora non ha messo? Guardi che è comodissimo, se vuole entro mezz'ora gli mando il pezzo col tecnico. No, vabbè, mezz'ora, facciamo 50 minuti, va, che il tecnico sta ancora in udienza, capirà, fa avvocato! Che palle sti telefoni, un attimo, dai! No, era il giornalista, che per caso a lei gli serve di mettere l'impianto elettrico a norma? Perché il giornalista domani c'ha due ore libere, allora se vuole gli fa un salto a casa sua, gli mette l'impianto, così visto che c'è gli dà pure un'occhiata alla fattura. Non aveva chiamato per la fattura lei? Sì, veramente la volevo dal commercialista, lo pago, ma se lei mi assicura che il giornalista se ne intende, ammazza, contabilità ragioniere gli tiene lui, ma che sta scherzando? Perché fanno tutto questo? Per arrotondare, no, lo stipendio, la vita,
La vita è dura e spigolosa e loro non lo vogliono sapere. Corrono, c'hanno da fa, rotolano, non si fermano mai. E se per caso si dovessero fermare, che so io, per una malattia può capitare, si accorgerebbero che nella vita hanno dato appuntamento a tutti, tranne che a se stessi. Corrono perché vogliono arrivare primi, se vogliono sentire primi, e vogliono che gli altri gli dicono che loro sono i primi, solo che essere primi in mezzo a 6 miliardi di persone sono cazzi. Parto da Reggio Calabria e 2, starò a Roma al massimo per 3. Sì, che c'hai il Concorde? No, c'hai palle! Un delirio di onnipotenza, c'è un problema? Non c'è problema, una telefonata e te lo risolvo. Ho visto le menti migliori della mia generazione spendere tutta la loro energia e tutta la loro volontà al telefono. Ho letto nei loro occhi la speranza testarda, tenace, la grande utopia che qualcuno gli rispondesse prima o poi dall'altra parte del telefono. Ho visto le menti migliori della mia generazione opporre un'ardua resistenza a non riattaccare dopo 20, 30, 40 minuti di nastro registrato. Gli operatori sono momentaneamente impegnati su altre linee. Vi consigliamo di non attaccare per non perdere il diritto di priorità acquisita. Grazie. No, e chi attacca? È tanto comodo, mica so se manno a fare 2 ore di fila per avere informazione. Gli telefono, c'è il numero verde. Gli operatori sono momentaneamente impegnati su altre linee. Vi consigliamo di non attaccare per non perdere il diritto di priorità acquisita. Grazie. Che se staranno a dire tanto importanti sti operatori, aspettate che raggiungo sta cazzo di priorità, poi me lo dite però, eh? Gli operatori sono momentaneamente impegnati su altre linee. Vi consigliamo di non attaccare per non perdere il diritto di priorità acquisita. Ma stanno tutti a telefonare sto numero verde per non fare la fila. Ma allora non c'è la fila là, scusa. E infatti la fila è qua sotto alle cabine, certo, stanno tutti a fare la fila per telefonare qua e non trova la fila là, è ovvio. Gli operatori sono momentaneamente impegnati su altre linee. Vi consigliamo di non attaccare per non perdere il diritto di priorità acquisita. Grazie. Non è vero che siete impegnati, siete andati al mare e avete inserito il nastro. Allora ditelo che siete andati al mare, che almeno ci vado pure io. Ma avevano invitato a me andare al mare, gli ho detto no, che devo prendere st'informazione, che mo è comodo, non c'è bisogno che vada a fare 2 ore di fila, basta che telefono. Gli operatori sono momentaneamente impegnati su altre linee. Vi consigliamo di non attaccare per non perdere il diritto di priorità acquisita. Ma se siete andati al mare, lasciatelo libero il telefono, almeno uno dopo 10 squilli capisce che siete andati al mare e ce va pure lui al mare, appunto. Invece no, al mare ci volete andare soltanto voi. Allora a noi ce lasciate a casa al telefono, così voi non trovate traffico. Gli operatori sono momentaneamente impegnati su altre linee. Vi a questo punto è una lotta, o io o voi dovrete tornare al mare prima o poi. Io sto pure a casa comoda, chi mi sposta? O mi darete la priorità o mi darete la pensione. Gli operatori sono momentaneamente impegnati su altre linee. Io non attacco, ci passo la vita qua, ma non l'avrete vinta. Io ce muoio qua, me immolo come i Ponzi. Grazie in cazzo, mi faranno un monumento a me, all'eroica Cinzia Leone, che resistette 15 anni al telefono e non raggiunse mai la priorità. In compenso raggiungerò il paradiso e me lo sarò guadagnata con anni di sacrifici al telefono. E voglio dire, se in paradiso mi perseguiterete ancora con sta voce, i nostri operatori sono momentaneamente impegnati con altre anime. Vi consigliamo di non smadonnare per non perdere il diritto di santità acquisita. Grazie.